Benvenuti in questo nuovo video di Roblox. Quest'oggi torniamo su una mappa horror dove un giocatore deve trovare tutti gli altri e illuminarlo con una torcia. Illuminandolo con la torcia, credo che lo ammazzi. Non lo so cosa succede, lo scopriremo. Però il tuo obiettivo è appunto andare in giro con sta torcia e illuminare i giocatori appunto quando li trovi. Quindi il nostro obiettivo, se dovremo sopravvivere, sarà quello di nasconderci e di fare i vari obiettivi che ci sono sulla mappa. Mentre se dovremmo cercare, dovremmo andare in giro con sta cavolo di torcia a illuminare tutti. Sembra interessante, sembra carina. Tra poco si parte. Io sto aspettando un momento il tipo che va in giro con la torcia per vedere come se la gestisce. Sembra un matto, sinceramente. No, sembra un po' spaesato. Non lo inviterei a casa mia. Però ho appena perso perché una sola persona, vero? Poclumin, è riuscita a restare nascosta fino all'ultimo momento quando ti si scarica la batteria. Perché perdi se ti si scarica la batteria, appunto. Ho notato, perché aveva praticamente la batteria che si consumava. Siamo pronti a giocare e siamo sembra in 5. Credo ci siano varie mappe, sono curioso di provarla. Che mi ricorda le modalità slasher di GTA. Il ci tipo sta. Di mappa, il tipo... Mentre la GUI ricorda Murder Mystery 2. Esatto, esatto. Quindi tanti feels e tanti ricordi. Sì, un po' la modalità, nel senso che sei al buio e devi andare a cercare gli altri che si nascondono. Più o meno lo slasher era così. Supermercato, liceo, io vorrei ospedale fare... no. Vorrei fare il liceo. Anch'io. Perché è un po' il cliché degli horror, quindi voglio andare subito nel liceo. La mappa sembra carina, devo dire. Sì. Comunque, come sempre, il link in descrizione della mappa se avete giocare anche voi. Vediamo se capito subito che cerco. Spero di sì. Beh, il tipo non può ricapitare due volte di fila. Quindi, sei un... Oh, quanto è lento. Nascondi. Nascondi. Sono un nascondi. Peccato. Ok, TechSushiShop 5442Z. Tutti i nickname molto leggibili oggi. Allora, quindi ci dobbiamo nascondere. Allora, abbiamo anche la possibilità di fare tre obiettivi. Risolvere tre puzzle, oppure sopravvivere finché... Ah no, tre modi per poter vincere, ok. 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 Il punto è che non conosco bene la mappa, essendo la prima volta che la gioco, quindi non so dove andare a nascondermi. Il tagger è fuori. Ma non mi sono nascosta. Ma dove ti nascondi, scusami? È in tanti posti. Non ci sono grandi nascondigli. No, infatti, è quello che un po' mi spiazza. Ok, ha trovato un buon nascondiglio. Io mi sono messa dentro un armadio, ma i gattini della mia skin escono fuori dall'armadio, quindi... Okay. Sta entrando, vero? Allora, possiamo... Mi becca, Steph, mi becca qui. Risolvere tre puzzle. Cioè, ma cosa dovevo fare? Dove mi devo nascondere? Hai già perso. Risolvere tre puzzle, aspettare che si scarichi la batteria, oppure evitare che la luce ci prenda. Vabbè, quindi il secondo e il terzo sono lo stesso obiettivo in realtà. Però chissà dove sono i puzzle. Non buongiorno, mai... non sono morta. Hai sciopato. 29 Robux. No, dai, sei veramente triste. Ah, questo triste. È un puzzle, secondo me. Sì. Sì, risolvi il puzzle. Esatto, tanto lui è convinto di avermi ucciso qui dentro, quindi non tornerà mai. Ciao, Leoncino. È un memory test, ce l'hai presente il memory test? Vieni a Leo, ce l'hai dietro. Aspetta, sono concentrato. E te lo dice lui come risolverlo. Non li sa fare. Aspetta, ma sono già morti tutti. Oh no. Steph, l'ho risolto. Sto salvando un tipo. Arrivo. Buongiorno. Ho salvato un tipo. Posso salvare? Ok, quindi ci mancano due puzzle. Uno è morto definitivamente. Ok. Mi sta inseguendo? Vedo la torcia. Sì, ci mancano due puzzle che ovviamente... Uno l'ho trovato di puzzle, però sta arrivando il tipo, occhio. Ma mi sono incastrato in una stanza. Vado via. Occhio di lì. Non mi ha visto. Che fortuna. Chissà quanto è la sua batteria a questo punto. Non ne ho idea. È molto bella la mappa, c'è una sorta di teatro gigante. Io non ci sono mai finita lì. Ok. Vabbè, io ho easy. Un po' barato pagando il rebirth, la rinascita, però non me ne frega nulla. Ho salvato una persona, sono sopravvissuto e ho vinto il round. E io ho completato un puzzle, però qualcosa di utile l'ho fatta. Più o meno, perché in realtà tanto se ne hai risolti vabbè, tre. Lo so, però almeno uno l'ho fatto. Beh, serie, non pagare mai più, ti scongiuro, cioè sei veramente vergognoso. Ma allora, era il primo round, volevo almeno provare a vedere come si gioca. Cioè, mi ha un po' spiazzato il fatto che io mi sono messa in un armadietto e la mia skin per mezzo usciva fuori. Ma certo, cioè, dovevo perché non è un bel nascondiglio. Ma quello, dovevo nasconditi meglio, fai pena, diciamolo. No. Allora, i due bro che abbiamo visto non possono ricapitare. E la mansion, è troppo bella la mansion. Quindi, secondo me, sono dell'idea che o io o Fere qua... Io no. È molto probabile
che saremo Mr. Torchaman. Casa benestante per famiglie benestanti. Ok, grazie dell'informazione. Grazie. Per figli benestanti. Per figli benestanti e fratelli benestanti. Sei un... deficiente. Esatto. Quello... nuovo ruolo. Ti immagini, per te. Dai, ma come fai ad avere il 3% di chance perché... se siamo in 5? Perché sale man mano che vai avanti. Ma siamo in 5! E io te lo devo dire, ho fatto io la mappa! Che vuoi? È il 20% al massimo. E qua ci sono... Sono fuori dalla villa. E io ho trovato già un puzzle, mi metto a farlo, se sì, non posso non farlo. Però non lo posso iniziare finché non parte il bro. Sperando non parta proprio. Ma la casa è... ah, ok, meno male. Allora, giallo no! E torcia celeste, hai già perso. Ho aperto la porta, ce l'avevo in faccia. Dai, ma tu non sai proprio fare niente. Aspetta, lo sto seminando. Dai, raga, dove cavolo era? E questa l'abbiamo vista. Era tipo qua. Ok, buono. Questa non me la ricordo, sinceramente. Mi stai seguì? Questo era qui. No. Vabbè, sono morta. Non è... vabbè, ho aperto la porta, ce l'avevo di fronte. Non è buona. Non è del mestiere. E raga, non mi ricordo più, sto a tiltà. Ma non sono semplici, eh. Ma che non sono semplici. Sono perché le figure sono tutte simili. È quello il punto. Quindi ti devi ricordare solo il colore. Torcia viola era qui, esatto. E questo, con questo. Io mi sono lasciata morire. Tutta colpa tua, avrei potuto ripagare. Leo sei accucciato qui dietro. Ciao, Leoncino. No, ma mi ammazza così tanto da lontano? Sì, è quello. Non lo sapevo. Però vedi il punto è che gli altri non ti vengono neanche ad aiutare. Arrivi di te stesso allo shop. E allora perché dice che ho ancora due cuori poi? Non lo so. Io ogni volta... ecco il puzzle, mannaggia. Dai, no, riviviti. Riviviti così... faccio il puzzle 2. Eh sì. Così potresti fare anche il 3 e sarebbe un ottimo obiettivo. Non è che sia un granché farlo shoppando, eh. Ma chi se ne frega, se ti danno la possibilità vuol dire che va. Bianco e arcobaleno, marrone e celeste. Il nero... era quello a fianco, secondo me. Vabbè. Però scusatemi, ma che senso ha mettere 3 puzzle se tanto dura 2 minuti e 44 il match? La mansion, ho giocato poco. Ferre non ha neanche visto la porta d'ingresso. Esatto, perché l'ho aperta e c'era il tizio. Quindi direi decisamente a mansion. No, poi il liceo, bella. No, allora, ma... carino il concetto di base... ma non so, c'è qualcosa che non mi quadra nella giocabilità. Che muori sempre. No, in generale. No, il fatto che comunque capito. Non hai tempo di dai, fare i puzzle. Dai, Tagger, da bravi. Facciamo da bravi. No. Come faccio 4%? Devi giocare tipo 100 partite per far arrivare. Ma dai, ma questo 2 volte in 3 match. Raga, qua sento puzza di scioponi. Probabilmente questo qua è quello che ha fatto la mappa. Mannaggia lui. Io adesso copio il nascondino. Il nascondiglio. Dai, no, ma sii coraggiosa e fai puzzle. No. Comunque, in base a come ti metti, la luce compare e scompare. Sì, lei si è rinascosta qui. Io chiaramente gliel'ho copiato perché ho visto prima dove ho stava. Perso. Fatti una vita! Le juice! Dai, che... comunque anche è troppo facile acchiapparti. Vabbè, ma poveretto, perde sempre, grazie al cavolo. Però... bravo. Bro, anche a me. Arrivo a salvarti. Sono qua. Dov'è? Ok. Qua. Mi sono venuta incontro. Oh, non devo spendere 29 robux. Vai a fare i puzzle, mo, eh. Dimmi dove è un puzzle. Inutile, mi hai detto. Non lo so, vai a cercarli. Io so solo che avrà finito questo. Marrone, ok. Giallo, ok. Ho finito un puzzle su 3. E mi sono nascosto dentro un armadio. Perché stavo scendendo giù, ma c'era il tizio con la torcia. Sono scappate qui davanti. Spero che non apra l'armadio. Io sono dentro un armadio. Ok. Vabbè, durano pochissimo. 2:51. Ma non è che i tipi sbagliano e tengono la torcia accesa? Vorrei scoprirlo giocando con personaggio che acchiappa. Ma veramente. Fammelo comprare una volta. Uno. Un acquisto. Non la possibilità di fare. No, una volta. In cui dico sono il bimbo scemo. Vi prego. Supermercato. L'ospedale è brutto. Dai, bro, la mansion l'abbiamo fatta 3 volte di fila. Fai da bravo. Vieni qui a votare al centro. Vabbè, hanno votato tutti qua. E che cavolo, sempre la stessa mappa. Oh, guarda che bello il supermercato. Su. Allora. Dai.
Leoncino, ma che poi Leo in effetti... Ah, perché era nascosto. Perché era nascosto, l'abbiamo chiuso dentro noi. Dai. Sì, Leo, aspetta, sono il tagger. Divertiti. Ma io sto giocando, non voglio essere... Non guardare allora, lo schermo. Tagga ogni hider puntando la tua torcia verso di loro, evita di esaurire la tua batteria. Ma infatti tieni spenta la no, batteria. No, non puoi. Non perché puoi. Mi ha detto, evita di esaurirla catturando gli hiders. Poi è scomparsa la sclitta perché durava 2 secondi. Quindi penso che tu ce l'hai sempre accesa e la ricarichi. Ma sei sicura però? Guarda, sì, non ho modo di spegnerla. Ok. Quindi, sì, non è colpa loro. Ok, ha fatto... Dimmi dove sta uno. Non lo so. Com'è il 20? Com'è il 20%? Ho fatto 2 giri del supermercato. E il problema della mappa è questo. No, no, allora c'hanno ragione che non ci riescono. Cioè, sta ho perso, sono al 10%. Di già? Sì. Vabbè, ma a te è durata meno del normale, però. Guarda. Ma non è che ci sono delle batterie da trovare in giro? Staff, non vedo niente, non vedo neanche qualcosa che sbrilluccica, cioè è finita così la partita. No, però vedi che a te è durato 1 minuto e 20, la gente dura 2 minuti e 50. Perché trovano le persone e quindi si ricaricano. Ricaricano l'energia con le persone. Però non so, è un po' troppo poco, dai poche ma chance. Ma non è che c'è troppo poca gente? Può essere. Perché effettivamente siamo in un server un po' sfigatello, siamo solo 6 persone. Anche secondo me è pure quello il problema, perché mi sembra strano che avendo così poco tempo devi giocare solo con 4-5 persone. Allora, effettivamente siamo entrati in un server molto più cicciotto e il tipo ricarica proprio la batteria esatto. Colpendo le persone. E guardate quanta gente c'è disperata in questo momento. Sì, ma infatti è meglio quando sono tanti. Sì, anche se poi la gente non gioca come dovrebbe, perché a questo punto devi fare i 3 puzzle. Invece la gente si nasconde tutta, pensano solo a loro stessi e alla fine perdi. Vai, allora, banca di Robloxia. Cosa vuol dire veloce? Tagger doppi, carino. Tagger doppi, vai. Raga, dai, banca di Roblox è normale. No, votate tagger doppi. 5-5, tagger doppi. Okay. Così almeno è una possibilità anche tu a sto punto. Sì, vabbè, è una possibilità su 6. E non so se mi ha resettato la percentuale quitando l'altro server. Non lo so, spero sei di no. Sei un bambino cacciato. Nascondi, 2%, va bene. Perché allora a me l'ha resettata perché... E a me l'ha resettata perché sì, abbiamo quitato. Abbiamo cambiato. Little Nightmare è uno di quelli che ha vinto prima tryhardando. Che bella queste skin. Io continuo a dire che essendo così tanti dovremmo fare puzzle, ma siccome so che la gente non li fa... Allora a sto punto mi faccio manco io e mi camper. Mi ha visto, vero? Sì, che mi ha visto, che brutto nascondiglio! Scappa! No, io non ce la posso fa. Non ce la posso fa. Bella sta mappa con un sacco di gente, sì. Poi doppi, vabbè l'abbiamo scelta noi doppi, non ci possiamo lamentare. Steph... Vedo la luce. Andiamo. Maledetto. Ho detto shop almeno salvo entrambi. Ma quello è un tagger o è una bestia? Non l'ho capito, ho visto una luce e sono scappata. Vabbè, ma è inutile la corsa. Ma più veloce lui. No, è che all'altro. Questo bimbo c'ha la musica. E ti spacco i denti. Ma che sei scemo. Forse no. Ce l'hai in automatica musica. Hai perso anche tu. Stavo cercando di venire a salvarti. Si è nascosta bene però lei. E infatti il tipo va ma non la vede. Guarda dalla sua prospettiva. Non vedevi la luce. Se la vince raga. Secondo me se la vince. Ma comunque no vedi. Penso che si spenga dopo un po' che sei nascosta covacciato. Perché anche lei è vero ce l'aveva messa spenta. Forse così. E là sto gioco ti premia per camperà però. Esatto. E allora siamo. È certo che poi si camperano. C'hanno ragione. Io se, pensavo se giocate questa mappa dovete vincere risolvendo i 3 puzzle, non stando nascosti. Si vince così, mannaggia. Non abbandonando tutti i poveri player, giocatori che vengono colpiti come noi dopo 3 secondi perché siamo dei deficienti. Ah, qua c'è un puzzle, vedi? Mettiti a risolverlo tu, plot twist. Chissà se lo può fare. Però lei fa bene perché è rimasta da sola. Comunque almeno un puzzle lo stava facendo, cioè ha provato a giocare alla mappa. 17%. No, vedi, si è mossa e si è riaccesa la luce. Quindi dopo un po' che tu stai fermo, nascosto, ti si spegne. Io la vedo la luce, infatti. La potrebbe vedere, Sì. Si intravedeva leggermente, per fortuna non l'ha vista. Però è difficile perché se tu giri la visuale e guardi dalla sua, è molto difficile notare la luce. No, io dal suo, sapendo che lei era lì, si vedeva effettivamente. Perché col fatto che si è mossa si è arrischiato. Però ha vinto. GG. Unica vincitrice. Va bene. GG. Raga, ci fermiamo. Carina, non troppo potevamo far meglio. Però comunque, caruccia, carina, non facciamo sì, una mappa del genere da tanto tempo, quindi ci stava. Ci fermiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.